da USB. Grazie tanto per avermi invitato e sono molto lieto di essere con voi, che mi sembrate veramente la punta dell'iceberg in una vicenda che ci attanaglia da tempo e che voi affrontate veramente con tutta forza. Io ho apprezzato molto gli interventi che ci sono stati e parlare immediatamente di stop all'euro, di referendum sui trattati, di no all'articolo 81 è un'impresa effettivamente difficile. Nei miei convegni, dovunque sono chiamato, io trovo che quando parlo di uscire dall'euro vedo che la gente storce il naso. È un'impresa difficile perché purtroppo i mass media, soprattutto la televisione, imbottisce la gente di idee sbagliate e quindi io diplomaticamente evito il discorso dell'euro e cerco di far capire che invece è opportuno dire no alla creazione del denaro dal nulla, no alle privatizzazioni, sì alle nazionalizzazioni, no alle svendite. Considerate che oramai l'Italia è tutta svenduta, è un deserto di industrie abbandonate, di gente senza lavoro, quindi effettivamente di queste cose non si può dubitare. Ma se andiamo a vedere le cause, io in poco tempo voglio dire che con i miei approfondimenti hanno riguardato un po' l'aspetto giuridico della questione, un po' l'aspetto economico. Sul piano giuridico bisogna tenere presente che il territorio, tutto il territorio, è un bene degli italiani e che il sistema economico dominante, le multinazionali e le banche, che per effetto della globalizzazione tecnologica, ci tengo a dire, non c'è stata una globalizzazione come si fa ritenere dei popoli, c'è stata una tentano di distruggere i popoli, proprio perché i popoli sono l'ostacolo maggiore allo strapotere delle multinazionali e delle banche, come prevedeva Calergi nel 1922. E perciò io dico, è molto importante parlare, come si deve dire, di vera sinistra, perché oggi dire centro, destra e sinistra nei termini tradizionali non vuol dire nulla, perché sono tutti destra, sono tutti destra, sono tutti nel carriere internazionale della finanza. E allora esiste solo una finanza che ci comanda e tutti i popoli che sono sotto, quindi la vera sinistra è quella che sta sotto, è quella che deve muoversi contro lo strapotere della finanza che si sta mangiando tutto. Per cui da un lato io ho sostenuto nel mio primo libro Il territorio, beni comuni degli italiani, che il territorio è proprietà collettiva demaniale del popolo a titolo di sovranità e questo lo dice la Costituzione. Mi spiace che pochi minuti a disposizione non mi consentono di approfondire questo tema, ma tengo molto a precisare che i popoli sono l'ostacolo maggiore che la finanza vuole distruggere e i popoli, come sottolineava molto bene Cremaschi, il popolo italiano non è che sia un popolo che si vuole distinguere dagli immigrati, dagli africani, loro sono sempre i benvenuti, ma teniamo fermo una cosa, la nostra Costituzione. Chi accetta la nostra Costituzione, che è l'espressione limpida, veritiera delle caratteristiche fondamentali del nostro popolo, quelli sono nostri concittadini. Quindi in questo senso sì agli ius soli, nel senso che si mantenga l'applicazione. Abbiamo vinto un referendum e allora questo è il momento di applicarlo. Si dice che non ci sono idee politiche, ma sono tutte scritte nella Costituzione. Applichiamo gli articoli 35 e 47 della Costituzione e risolviamo la crisi economica. In Portogallo il Presidente del Consiglio Costa, ci sono due nomi portoghesi prima, il terzo nome è Costa in italiano, sta facendo una politica socialista e il Portogallo sta risalendo. In tutta Europa i popoli che non hanno adottato, che non sono entrati nella zona euro, sono con un PIL in aumento, mentre invece tutti i popoli come noi che hanno adottato l'euro
vedono calare il loro PIL dal 2000 fino ad oggi, che siamo ben avanti nel tempo dopo 17 anni di questa moneta. Due parole, mi pare perlomeno questo posso dire, sul pensiero che domina il mondo, il pensiero unico dominante con il quale dobbiamo corroborarci, e sul meccanismo che questo pensiero ha realizzato, per cui dobbiamo noi reagire. A mio avviso esistono in economia due concetti fondamentali. Uno, adottato dalla Costituzione, il pensiero keynesiano, che si fonda su due concetti fondamentali: la redistribuzione della ricchezza e l'intervento del popolo, dello Stato inteso come comunità politica, come popolo, nell'economia da protagonista. E l'Europa scalza i popoli dal suo protagonista e combatte i popoli. L'Unione Europea non è un'unione di popoli, è un'unione di finanzieri che hanno occupato le istituzioni europee oltre alle istituzioni mondiali. Il Fondo Monetario Internazionale è formato da 12 banche con a capo la Rothschild, la Goldman Sachs e la JP Morgan e altre 600.000 banche a loro diretta conseguenza. L'Europa è formata da 27 banche centrali private, l'Italia ha una Banca d'Italia privata, e l'abbiamo visto quando si è discusso della rivalutazione dei beni nostri, del popolo, a chi sono stati dati 7 miliardi e mezzo, a chi sono stati dati a Unicredit, Banca Intesa e altre 48 banche private. Le privatizzazioni sono micidiali, ci tolgono il lavoro, perché un'impresa, se è pubblica, è legata al territorio e mantiene il lavoro nel territorio, se è privata delocalizza e va via. Quindi attenzione a questi effetti. Il concetto neoliberista, in opposizione al concetto keynesiano, si fonda su due concetti opposti: accentramento della ricchezza nelle mani di pochi che vogliono comandare il mondo e lo stanno facendo, e esclusione dei popoli, degli stati dall'economia, solo i privati possono stare nell'economia. Per cui i nostri autori della sinistra, Prodi, D'Alema, via dicendo, non hanno fatto altro nei loro governi che allinearsi all'idea dell'accentramento della ricchezza e alle dismissioni i quali italiani. Con questo concludo, per lasciarvi qualcosa di concreto: i guai italiani cominciano nel 1990, quando quel governo, con a capo un ministro del tesoro che preferisco non nominare, ha deciso la privatizzazione delle banche pubbliche. Questo è un crimine assoluto, perché si sono appropriati indirettamente, anziché gestire le banche pubbliche, le hanno date a singole persone. Era tutta roba nostra, perché l'hanno data a una persona? Questo è un crimine, assolutamente un crimine. Il 1992, governo dello stesso ministro del tesoro divenuto presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa fa? Dopo la vicenda della Froio, del Banfilo a Civitavecchia, della Regina Elisabetta, con 100 delegati della City londinese, e a bordo c'era sicuramente Draghi, poi pare anche Prodi, non lo so, insomma, comunque sicuramente c'era Draghi. Cosa decide questo governo 21 giorni dopo? L'11 luglio, perché l'attracco a Civitavecchia c'era stato il 2 giugno 1992, l'11 luglio, con decreto legge, il governo italiano privatizza, cioè toglie a noi, per dare a singole persone, l'INA, le assicurazioni, che sapete sono molto redditizie, l'ENI, il petrolio, l'ENI di origine italiana, completamente italiana, l'ENEL, la traduzione è l'IRI, della cui svendita si è occupato Prodi in lunghi anni, e adesso è esaurito tutto e si appresta a prendere le vesti di un nazionalizzatore.